percorso del paziente con ictus prevede almeno quattro segmenti, quattro fasi. La fase preospedaliera, e quindi c'è un accordo con il 118 o 112 e quindi con l'azienda regionale. E lì è codificato tutto proprio in dettaglio di cosa succede a livello preospedaliero. Altrettanto succede, stiamo parlando di percorso acuto, emergenza-urgenza, altrettanto accade nella fase intraospedaliera, tutto codificato in estremo dettaglio, anche cronometrato, perché stiamo parlando di una patologia a tempo dipendente. E ad oggi il target di trattamento di un paziente nel momento in cui accede in un ospedale, in un pronto soccorso, per arrivare alla prima terapia di rivascolarizzazione è, a livello nazionale, l'obiettivo che ci siamo posti, 30 minuti. Dopodiché c'è il percorso intraospedaliero, fase acuta. E poi parliamo del segmento post-ospedaliero, che è quello della dimissione e della destinazione del paziente nei vari setting di cura domiciliare, riabilitativo, intensivo, estensivo, dipende dal profilo del paziente. Il PDTA dell'ictus regolamenta in dettaglio, come le dicevo prima, chi fa che cosa, in che tempi, per quanto riguarda l'acuto, e la fase iperacuta dell'ictus, con quali modalità, con quali strumenti anche digitali, informatici, perché c'è una telecomunicazione di immagini. Noi nello sviluppo della nostra micro rete, quindi per rendere possibile il trattamento di prima linea, cioè la trombolisi, a tutti i pazienti che accedono in un pronto soccorso, a prescindere dal fatto che sia un centro ictus o meno, perché consideri che fino al 40% ancora i pazienti si autopresentano, quindi non vengono portati dal 118, dobbiamo garantirgli la stessa qualità delle cure e sicurezza delle cure. Noi utilizziamo la telemedicina per questo, quindi tra i pronto soccorsi periferici, Cassino, Sora, Latri, rispetto a Frosinone, utilizziamo la telemedicina.